La metà delle sofferenze del mondo scomparirebbero se noi, mortali frenetici, conoscessimo il valore del silenzio. Generalmente, un po' di stress di breve durata ci può aiutare ad affrontare le situazioni di pericolo o di sfida e a progredire nella nostra vita, grazie alle reazioni biologiche naturali che si producono al nostro interno in quelle circostanze. Ma quando diventa uno stato mentale costante e di lunga durata, lo stress può nuocere alla nostra salute fisica e mentale. Oggi vi mostreremo come Sahaja Yoga ci può aiutare a ridurre il nostro livello di stress e a ritornare in uno stato di equilibrio e di pace. In particolare, vedremo come la meditazione sia in grado di condurci a considerare le cose per quello che sono, nella loro giusta dimensione, alleggerendo le preoccupazioni, le paure e le ansie nei confronti del futuro. È stato dimostrato da numerose ricerche che l'effetto della meditazione sulla riduzione dello stress è dovuto all'attivazione del sistema nervoso parasimpatico, che rilassa il nostro corpo e riconduce le sue funzioni alla normalità. In Sahaja Yoga questo processo avviene spontaneamente attraverso il risveglio della Kundalini, che attiva il canale centrale di energia, creando una via di uscita per le tensioni, portandoci automaticamente in uno stato di rilassamento e di equilibrio e limitando lo stress. Ricerche specifiche effettuate sul metodo Sahaja Yoga hanno dimostrato che questa disciplina è in grado di produrre il doppio della riduzione dello stress rispetto ad altre tecniche di rilassamento. Lo stress è legato anche al canale destro, che corrisponde al sistema nervoso simpatico di destra. Questo canale fornisce l'energia per le attività fisiche e mentali, ma, se utilizzato in modo eccessivo, ci porta ad essere iperattivi, a pensare troppo e a essere proiettati verso il futuro, aumentando così il nostro livello di stress. Ci può rendere inoltre egocentrici, aridi, dominanti e persino aggressivi. È altrettanto importante lo stato di salute del nostro secondo centro, lo Svadhisthana Chakra, da dove ha origine il canale destro, come ci spiega Srimataji Nirmala Devi. So we have this center here, Svadhisthana. Nous avons donc ce centre jaune ici qui s'appelle le Svadhisthana. It's very simple to understand. C'est très simple à comprendre. This center is for our action, whether it is physical or mental. But the main job it has to do is to give energy to our brain cells, which are called as gray cells in our brain. The stress, which is the modern disease, is coming to them because of this center only. Too much thinking, too much worrying takes most of the energy of this center. And this center also has to look after other organs, mainly the liver. And the liver is the one which gives out the heat, which is the poison of the body, into the blood. But when all the energy is exhausted of the center, the liver functioning is neglected. So the heat starts rising from the liver and can hit your lungs, giving you asthma. Then this heat can pass to other side and can give heart attack to people who think too much. At a very old age, of course, maybe, but people who die of heart attack are mostly the people who are futurists, like bureaucrats,
politicians, we can say also the writers, poets, all such. Now, another organ which is looked after by the same center is the pancreas, which is also neglected. So people develop diabetes. Diabetes is a disease of people who think too much and are sedentary. È pertanto molto importante, soprattutto se stiamo vivendo una situazione di eccessivo carico di lavoro, di pressione, tenere sotto controllo lo svadistana e il canale destro e riuscire a scaricare l'eccesso di calore generato dalla sua attività. Mantenendo lo svadistana chakra pulito, per quanto l'uomo sia turbato o abbia dei problemi, riesce a vederli in un modo pacifico e distaccato e a capire cosa è andato storto.